Ciao, bentornato al programma TV di oggi con notizie come Barbara D'Urso accetta la sfida senza le luci alla ribalta, la conseguenza è impressionante, e a lei non gliene frega niente. Se credete davvero che un paio di luci accecanti possano far risaltare la bellezza di Barbara D'Urso, avete sbagliato di grosso. Nel 2022 la Lady Cologno ha compiuto 65 anni e la sua carica di vitalità deve essere solo che studiata da esperti medici. Barbarella è sempre al centro dell'attenzione per via della sua forma fisica strepitosa e di un viso levigato e senza rughe. Ci siamo accorti tutti che negli studi dove lavora vigono dei veri e propri fari, a volte esagerati, che illuminano la bellissima napoletana quasi a conferirle un'aria angelica. La presentatrice di Pomeriggio 5 se ne strafrega di tutti e fa quello che vuole. Tante volte ha dichiarato che al chirurgo plastico ha sempre preferito aumentare la luminosità negli ambienti dove lavora. Barbara D'Urso senza le luci tanto agognate. Va in scena e sorprende con la sua solarità e un outfit da sogno. Poco tempo fa la D'Urso è stata ospite di un programma radiofonico, figurarsi se la partenopea non presenzia dove viene invitata visto che ha l'abitudine di uscire tutte le sere. Barbara si è presentata negli studi con tanto di maglietta attillata e minigonna. Un outfit che ha messo in risalto il suo celeberrimo stacco di gamba muscoloso e tonico e un décolleté da paura. Forse un'altra 65enne farebbe ridere, ma lei fa solo che aumentare il batticuore, tanto appare perfetta e soda. Il fatto che in molti si chiedono come sarebbe Barbarella senza le luci, la sua risposta ai microfoni di Radio 6 WAAD in merito è stata la seguente. Sono così, qui non ci sono le mie luci, comunque come vedete sono qui. Ti ho chiesto delle luci? No, quindi non me ne frega niente. La bravissima conduttrice, che spesso si emoziona nei casi di cronaca nera che presenta quotidianamente, è risultata splendida al naturale senza l'appoggio delle fatidiche luci. E una donna con un DNA particolare e spesse volte ha ripetuto di dedicare molto tempo alla propria bellezza. Tutti possono imitarla, basta amarsi e condurre una vita in armonia con un'alimentazione equilibrata e tante creme fatte in casa con cioccolata, miele e yogurt. Che portento, grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.